PD, tutti uniti nella difesa della moneta bancaria, unità che non si vedeva da un sacco di tempo, incentrata sulla possibilità di pagare con il POS, il taxi e l'aperitivo, che è diventata la più grande battaglia. È anche carina la fine del comunicato, hasta la vista sempre. Hasta la vista sempre, la vista. È un uomo spiritoso, particolare. Da sempre. Va bene, quindi insomma voi siete convinti che è tutta una cosa un po' pretestuosa questa? No, per carità, massimo rispetto per le opinioni della Banca d'Italia, come le abbiamo avute per la BCE quando diceva l'esatto opposto sulla moneta elettronica e sul contante. Ovviamente però in democrazia crediamo nel primato della politica, ci siamo candidati dicendo che avremmo lavorato per non ostacolare meno l'utilizzo del contante, ci siamo candidati dicendo davanti agli italiani che avremmo tolto il reddito di cittadinanza, e quindi una volta che siamo al governo iniziamo a fare le cose per cui gli italiani ci hanno votato. Banalmente, rispettiamo la Banca d'Italia, ma noi andiamo avanti.